tante altre filosofie dell'abitare è impostata sostanzialmente in due atti. Un primo momento introduttivo, ma che è anche sostanza e forma di questa mostra, che riguarda la storia dell'architettura degli interni italiana. Il tema non l'ho scelto a caso perché è sempre stato un luogo dove il design è nato, dove il design si è fatto prima di essere tale. Per questi grandi arredamenti storici progettati da tutti i grandi maestri della cultura italiana del progetto sono nati per tempo e in quegli anni alcuni degli oggetti che poi sono diventati delle icone del design italiano. Quindi partire e ripartire dall'architettura degli interni ha voluto dire anche per noi provare a ritrovare quelle radici. E nel primo momento della mostra, qui alla Triennale di Milano, nella nostra stanza e altre filosofie dell'abitare, si trova proprio una piccola e breve, concentrata ma scelta e distillata storia dell'architettura degli interni. E poi comincia sostanzialmente l'anima vera e propria del progetto espositivo e curatoriale, con 11 progetti realizzati ad hoc da altrettanti protagonisti dell'architettura degli interni italiana oggi, di tre generazioni differenti e di modalità, approcci, linguaggi differenti. E la sfida anche per noi, la curiosità anche per noi, la cosa stupefacente anche per me, curatore di questa esposizione, è stato immaginarla in un certo modo e vederla crescere attraverso questi progetti originali, espressamente per noi realizzati, immaginati dagli autori, e quindi in qualche modo configurarla giorno per giorno.